Benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo un altro video, Italy vs Canada. Allora, non fateci caso ai miei capelli perché sono terribili, però siccome vi ho promesso che cercherò di filmare il più possibile quando posso, oggi sono in condizioni pietose, quindi vi beccherete la mia faccia un po' pietosa, i miei capelli un po' pietosi, però ci tenevo a filmare questo video perché so che in queste ultime settimane non sono stata la migliore youtuber del mondo, però purtroppo ho tanti casini da risolvere in questo momento e quindi sì, non posso essere veramente tanto tanto attiva. Magari se volete anche seguirmi su Instagram, lì sono attiva, cioè almeno ci provo, quando riesco a pubblicare qualcosa lo pubblico, quindi mi dispiace veramente, spero che possiate capire. Per esempio, tra 2 settimane parto a coprire il mio viaggio con lui, quindi da metà maggio fino a metà giugno sarò ancora meno attiva, mi dispiace tanto, e probabilmente in quel periodo metterò solo vlog del nostro viaggio, cioè quando li monterò, quando riuscirò a caricarli, perché caricare un video qua in Italia è veramente dura, ci mettono tipo 3 ore a caricarsi, quindi vabbè. Quindi ve lo dico già in anticipo, così non vi arrabbiate con me, vi prego. Quindi allora, oggi ho deciso di fare questo video sull'alimentazione dei canadesi. Allora, dovete capire, io ho già fatto un video del genere dove lui stava cercando di difendere il suo paese, dove abbiamo parlato dell'alimentazione dei canadesi, appunto, che è molto diversa da quella degli italiani, come ben immaginerete. Non voglio fare questo video per dire che schifo il Canada, cioè che cibo di merda, roba del genere, perché alla fine quando vai in un altro paese ti devi anche un po' adattare a quello che trovi, adattarti al clima, adattarti al cibo, adattarti a tante cose. Quindi diciamo che sì, l'Italia ha il cibo migliore del mondo, assolutamente, però ovviamente quando vai negli altri paesi dove non puoi avere tutto il cibo che hai in Italia ti devi un po' adattare. Quindi non è un video polemico del tipo che merda, è proprio un video per dirvi le abitudini alimentari molto molto diverse tra i canadesi e gli italiani. Partiamo dalla colazione. La colazione è il mio momento preferito della giornata, e qua, mentre, cioè io qua solitamente bevo il mio cappuccino con la mia briochina, oppure se mangiavo a casa mi bevo un caffè con dei biscotti, ecco, questa era la mia colazione principalmente. E mentre in Canada la gente a colazione mangia tantissimo, non dico che si cucinino la zuppa, però nel senso solitamente mangiano le uova, magari con le salsicce da colazione, oppure il bacon, questo genere di cose, ma questo è anche per un fatto che lì in Canada fa tanto freddo, quindi principalmente durante l'inverno hai bisogno di mangiare bene prima di uscire di casa, se no crepi, quindi anche per un fattore del genere, mettiamola così, se no mangiano tanto perché sono abituati così, insomma. Poi perché spesso magari a pranzo si mangia un po' meno, quindi magari abbondando la colazione, perché comunque il pasto è più importante della giornata, a pranzo puoi mangiare anche meno perché magari hai anche meno fame. È anche per questo che infatti se vuoi andare, che io non so, a fare un brunch, io solitamente mangio tanto colazione quando mi sveglio tardi, mettiamo che mi sveglio alle 10, alle 11 vado a fare il brunch, che sarebbe tipica colazione canadese, mettiamola così, per saltare il pranzo, nel senso, perché ho fame a colazione ma non ho voglia di mangiare qualcosa e poi pranzare, quindi questo principalmente perché brancio. Però ovviamente non è che tutti mangiano veramente così tanto colazione, cioè dipende un po' da persona a persona, c'è gente che addirittura non mangia colazione, io sono tipo what? C'era la mia ex coinquilina che lei non mangiava colazione, lei si svegliava, andava a scuola così, ho detto io muoio se non mangio colazione, per me la colazione è la cosa più importante, io piuttosto salto pranzo, cena, tutto il resto, ma la colazione non la salto mai. Non saltate la colazione, che è molto importante. Un'altra cosa è la cena. La cena praticamente sì, loro mangiano molto presto. Mangiano verso le 6. Sì, mangiano verso le 6, 5 e mezza, 6. Anche per un fattore magari che siccome gli orari da ufficio sono tipo verso le 5 fino alle 4, principalmente i bambini tornano da scuola verso le 4, 4 e mezza. Quindi magari anche questa è anche una delle ragioni, non saprei, però diciamo che la cena è molto tardi, è molto presto. Io mi sono ormai abituata, perché vivendo con un canadese potete capire che non è che uno può mangiare le 6, io mangio le 8, però mi sono abituata perché comunque sono ormai 3 anni che abito in Canada, quindi mi sono dovuta abituare a questo ritmo, soprattutto da quando ho iniziato a vivere con lui. Prima magari facevo un po' quel cacchio che mi pareva, però vi dirò, mi sento anche meglio quando mangio prima piuttosto che mangiare le 8, poi mi sento pesante tipo. E poi anche per questo motivo che loro cenano presto, i ristoranti solitamente chiudono anche presto, cioè chiudono verso 10-11, a meno che quel ristorante non abbia tipo un bar che è aperto, non so, fino alle 4 di notte, 4 del mattino magari, 4 del mattino, allora sì, potrebbe essere aperto, ma la cucina potrebbe essere chiusa, quindi si va lì solo per bere e non per mangiare, quindi solitamente i ristoranti chiudono anche
anche presto. Non sto parlando ovviamente dei fast food o di McDonald's o robe del genere. E collegandomi al fast food, in Canada ci sono molti più fast food rispetto all'Italia. Non sto parlando solo di McDonald's, Burger King o questo genere di cose. Hanno anche altre milioni di cose tipo il Thai Zone, che è cibo tipo Thai, tipo cibo cinese, cibo, lo so. Poi c'è il Harvey's, che il Harvey's è bellissimo. Il Harvey's lo nominano anche How I Met Your Mother. E il Harvey's è stupendo perché lì tu puoi creare tu il tuo burger con quello che vuoi. Meraviglioso, poi hanno tipo gli anelli di cipolla. Comunque sì, sono cicciona. Quindi hanno tanti più fast food, hanno tipo anche il Saint-Hubert, che tipo sarebbe pollo. Cioè tu vai lì per mangiarti il pollo, ti danno le patatine, ti danno l'insalatina di cavolo, roba del genere. E poi altri milioni di cose, ovviamente non sono stata in tutti i fast food del mondo. Se no hanno la poutine. La poutine è bellissima, buonissima. Se andate in Canada dovete assolutamente mangiare quella, ma solo se venite in Quebec. Se andate nelle altre regioni canadesi, la poutine non è così buona, ve lo dico io. Però, nonostante questo, nonostante i canadesi mangino tanto di fast food, sono magri, sono stecchi. Ok, che loro amano tanto fanno tanto movimento, fanno tanto sport, sono molto, non sono tipo degli orsi come me in inverno che sto a casa mia a guardarmi Netflix, loro vanno a fare attività, insomma, sì, vabbè, sarà anche per questo, forse. Ok. Però è anche vero che il freddo brucia tanto. Io il primo inverno canadese vi giuro che mangiavo tantissimo e dimagrivo addirittura, credo fosse per colpa del freddo, non per altro. Adesso il mio corpo si è abituato e non brucia più niente, maledetto. Un'altra cosa è che loro quando mangiano tipo le verdure o l'insalata non ce la fanno a non metterci una salsetta di merda. Praticamente loro, per me l'insalata è tipo l'insalatina, pomodorini, ogni tanto la mia insalata sarebbe anche pomodori e cetrioli messi insieme, questa è la mia insalata, cioè non mi piacciono le fogliolette, nel senso, più di tanto. E invece loro ci mettono un'insalata, pomodori, verdure, i guardiani della galassia, sua nonna, il presidente del... insomma... tutto, ci mettono tutto, poi ci fanno questa salsina di merda fatta di maionese, di senape, di ketchup, di cose, e la mettono sopra. Questa per loro è l'insalata, loro non concepiscono questa cosa che noi abbiamo l'insalata e ci mettiamo l'olio e l'aceto. Non ce la faccio, questa cosa proprio mi schifa tantissimo. Anche le verdure, cioè tipo se mangiano le verdure crude, tipo carote, cetrioli, tutte queste robe qua, le tagliano, però per mangiarle hanno sempre comunque bisogno della salsina. Non ce la fanno a mangiarle a parte, cioè non ce la fanno a prendersi una carotina e mangiarsela così. No, no, mai, mai senza le salsine stupide, non ce la fanno. Un'altra cosa è che le loro ricette spesso sono tipo un miscuglio di cose. Loro prendono tipo tutte le cose che trovano in cucina, lo mettono in un pentolone e fanno guarda che abbiamo fatto una ricetta canadese. Ok, magari starò esagerando io, però vi giuro che non credo di aver non credo di essere ancora arrivata al punto di apprezzare la loro cucina, nel senso spesso mettono tante cose insieme che boh, magari sarà per il fatto che mangio sempre a casa dei genitori di lui, quindi magari è colpa di sua madre che non cucina bene, non so, però hanno anche cose buone, però hanno certe ricette tradizionali proprio, che sono un miscuglio di cose. Loro mi danno sempre della purista, mi dicono ma tu sei italiana, tu critichi tutto, non è che critico tutto, anche cacchio, cioè se mi fai il purè mi metti solo la patata, non è che mi metti il purè con anche carotine, ma cos'è? Cos'è? Cioè ho bisogno delle mie vitamine, ho 25 anni, ormai il mio corpo non sa neanche cosa sia una vitamina, dai, su, su. Un'altra cosa è il fatto che tipo io ho sconvolto tipo quasi tutto il popolo canadese dicendo che se venite in Italia e chiedete la pizza con i peperoni, vi daranno una pizza con i peperoni, non vi daranno una pizza col salamino piccante. Quindi loro sono rimaste sconvolte da questa cosa pensando che peperoni, siccome suona molto italiana, sia il salamino piccante, no, si chiama salamino piccante, quindi se volete una pizza con peperoni dovete chiedere pizza con salami, cioè, e quindi sono rimasti, ho sconvolto tutti con questa cosa. Loro là, tipo anche per le pizze, per carità, io adesso non voglio che ci sia tipo una discussione pazzesca qua sotto il mio video dicendo, criticando ogni cosa, perché questo video non è fatto per criticare robe, per dire che schifo, però nel senso le loro pizze, anche quando cerco di prendermi una pizza con le verdure, ci mettono sopra anche la regina. Cioè non ce la fanno a fare una pizza, non ce la fanno a fare una pizza normale, loro vogliono metterci sopra tutto, tutto.
Quindi questa cosa mi porta a odiare tantissimo la pizza e spesso io non la mangio più di tanto la pizza lì. Infatti c'è il Domino's, c'è Pizza Hut, Pizza Hut l'apprezzo già di più. Però ovviamente ci sono anche i ristoranti italiani, grazie a Dio ci sono anche i ristoranti italiani che fanno la pizza buona. Però nel senso comunque non è che mangio la pizza tutti i giorni. Però se la prendi tipo anche da asporto, non ce la fanno, devono metterci sopra di tutto di più. Cioè anche quando dici non so, voglio solo la pizza col prosciutto, ti mettono qualcos'altro sopra, sono sicura di questa cosa, non ce la fanno. Ovviamente se volete anche andare a vedere il video tipo della spesa, cioè della spesa, del non ho mai fatto un video sulla spesa, su quello che compro, magari lo farò quando tornerò in Canada, su quello che vendono nei supermercati che spacciano per italiano, ecco, se andate a vedere magari ve lo lascio linkato qua sopra, se vi interessa. Io infatti adesso non mi viene più in mente altro che avevo da dire su questo video, fatemi sapere se avete domande, come già detto mi scuso tantissimo, io cerco di essere decente, di essere brava a filmare, però ogni tanto veramente sono messa così male che dico ma perché devo mostrare la mia faccia di merda alle povere persone che si prenderanno un colpo. Anche oggi in realtà vi prenderete un attimo un colpo con la mia faccia. Però ci tenevo comunque a essere un attimino attiva. Quindi noi ci vediamo in un prossimo video. Fatemi sapere se vivete in un altro paese magari, o se siete andati da qualche parte dove vivete, tipo dove siete stati abbastanza rimasti schifati dal cibo. Però non sto parlando dal punto di vista del tipo che merda, che non sanno cucinare italiano, sto proprio parlando di cibo locale che schifo, non sto parlando di ristoranti italiani all'estero, è un'altra cosa quella. Quindi noi ci vediamo la prossima volta, ciao!